Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in questa splendida cornice del Parco della Musica al quarto Festival Nazionale Giovani Musicisti in Orchestra. Facciamo crescere i nostri talenti migliori, la grande musica vicino a tutti. Questo possiamo dire che è il claim che è stato adottato da questa manifestazione, da questo fantastico evento che a suon di musica ci ha immerso nelle eccellenze delle scuole primarie, media inferiore, media superiore e scuole ad indirizzo musicale di tutta Italia. Dunque ancora benvenuto ad ognuno di voi. 60 anni di attività capillare e continua per quanto riguarda l'Associazione Giovanile Musicale che ha visto nascere maestri e cui genio arricchisce non solo la nostra cultura ma la cultura di tutto il mondo. La musica, sapete perfettamente che educa a vivere in armonia nella società, in famiglia, con gli amici, consente di riconoscere le proprie potenzialità creative ed emozioni, aver fiducia anche in se stessi, favorisce inoltre anche degli scambi di esperienze di gruppo, sviluppando e amplificando le capacità espressive e di aggregazione sociale. Nell'ambito delle iniziative organizzate per promuovere la diffusione della musica, l'AGIMUS, l'Associazione Giovanile Musicale, ha organizzato questa manifestazione con l'obiettivo di sostenere il valore della musica come fondamentale momento educativo del percorso scolastico dei ragazzi. Io do il benvenuto a quelle che sono le autorità, i professionisti, coloro che rappresentano la musica proprio qui questa sera. Do il benvenuto a Sergio Perticaroli, direttore artistico Agimus. Facciamo un applauso per lui. Ad aggiungere il centro Giorgio Bruno Civello, direttore di Orafon. Bruno Cagli, ancora un applauso per lui, presidente dell'Accademia Santa Cecilia. Ugo Gregoretti, grande regista. Lucio Gregoretti, compositore. Carlo Carfagna, docente di chitarra conservatorio Santa Cecilia. Filomena Schettino, docente del Conservatorio Napoli. Barbara Cattabiani, perdonatemi se dimentico qualcuno. Io invito a raggiungermi proprio il maestro Sergio Perticaroli, qui proprio vicino a me, perché volevo fargli proprio qualche domanda. Maestro, buonasera, benvenuto, questo applauso è proprio per lei. La mia prima domanda è una domanda così di curiosità: ma quali emozioni vive un maestro come lei subito dopo un concerto? La domanda però semplice, è la soddisfazione di aver realizzato qualche cosa, è come una mamma che ha ottenuto un figlio, ecco, un parto, va bene? Molto semplicemente, un concerto è come un parto, e uno si sente liberato e felice. Beh, la musica si dice che è arte, la musica si dice che è passione, la musica è emozione. Beh, l'emozione la abbiamo noi, la cerchiamo di darla agli altri, più che altro, no? È un'emotività che passa dall'esecutore al pubblico. Che consigli, che suggerimenti possiamo dare a questi ragazzi così giovani, così talentuosi che si approcciano a quello che è il mondo fantastico della musica? Studiare, lavorare, suonare, partecipare a tutte queste manifestazioni che li formano, e questa è l'unica cosa, vivere e crescere. Perché la musica è vita. Esatto, è vita. Bene, grazie, un applauso al maestro Sergio Perticaroli, grazie mille. Invito a raggiungermi anche Giorgio Bruno Civello, direttore di Orafon, lo so perfettamente, mi aveva chiesto di non intervistarla, invece io... Sensibilizzare i giovani alla cultura della musica, questo è uno degli obiettivi di questa manifestazione. Ed è importante perché, come sapete, c'è una grande necessità che la musica sia presente in tutti i settori scolastici, quindi non è soltanto educare all'ascolto, ma c'è il rischio di praticarla, che la musica è uno degli aspetti più formativi della personalità degli studenti. Quindi questo è un evento che ha una grande importanza, che si collega anche con gli altri eventi che realizziamo per la parte dei conservatori, quindi questa continuità della formazione musicale è importantissima, e credo che se non si inizia da giovanissimi, ecco, che abbiamo chiesto, non si riesce ad arrivare ai livelli per portare una formazione musicale che ha necessità di continuità durante tutto il percorso. Bene, grazie, un applauso al professor Civello, perché dietro questo evento ci sta lui, ma dietro questo evento ci sta anche Marisa Di Natale. Un grande applauso per lei, che possiamo dire che è l'anima di
questa quarta edizione di questo meraviglioso festival. Possiamo dire che è arrivato il punto di fare un bel bilancio di questa quarta edizione? Siamo partiti per scherzare, io e mia moglie eravamo stati favorevolmente impressionati da un'altra manifestazione molto simile. E mia moglie, ma sai, è molto bello. Ma dico sì, pensa, ma non è che... Ma ti immagini che quello che ci vuole mettere insieme tanta gente che viene da tutta Italia, che diamo, che facciamo? Allora, dopo tante riflessioni, alla fine, vabbè, lo facciamo, basta. E siccome quando noi diciamo lo facciamo, basta, costi quel che costi, lo facciamo. Ecco, allora, Marisa è l'anima, l'ideatrice, quella che lavora tutto l'anno dietro a questa manifestazione e quella che ha sofferto profondamente tutto quello che è successo. L'ho sofferta anch'io, questa, come ho sempre detto, è la festa dei giovani e della musica. Il piacere per i giovani di capire il gusto, la gioia, l'amore, tutto quello che dà la musica e tutto quello che ci può proporre e là dove ci può portare, perché ci può portare veramente lontano. Questo è una cosa di realtà. In questa quarta edizione possiamo contare quasi 40 scuole e 1800 ragazzi. Più o meno è questo il bilancio. Siamo partiti in sordina il primo anno con 5 scuole. Siamo arrivati alla quarta edizione, siamo arrivati a poter dare, a potervi dare, perché non lo abbiamo dato a noi, lo abbiamo dato a voi, a potervi dare il palco della musica. E questo grazie all'interessamento e alla collaborazione di tutti, dal direttore generale, dottor Giorgio Bruno Cinello, che fra l'altro è anche il presidente onorario della nostra associazione. Quindi grazie al suo forte interessamento, a quello del maestro Verticaroli, a tutti, perché io poi ho questo dono di coinvolgere tutti. E quindi grazie all'interessamento e alla volontà di tutti siamo riusciti a venire quest'anno in questo posto che è il Gotha della musica. Ed è per voi, godetemelo. Grazie per il presidente, veramente il filo conduttore di questa manifestazione, giunta a questa quarta edizione, si chiama Ennio Morricone. Si chiama Ennio Morricone e purtroppo il maestro Morricone non può partecipare perché ha avuto una serie di 7 concerti in Medio Oriente ed è fuori dal 10 al 30, al 30 maggio. Ci ha comunicato che purtroppo era impossibilitato, ma come tutti sapete la musica fondante di questa quarta edizione è la musica di Ennio Morricone, quindi lui stesso ci ha pregato di dare un calorosissimo saluto a tutti. E noi faremo anche un omaggio proprio questa sera. Rimanga qui vicino a me. Al termine delle esibizioni, oggi sono stati scelti, come ben sapete, 2 migliori alunni per ogni gruppo che hanno la possibilità adesso di esibirsi tra le file di una vera e propria orchestra sinfonica formata da musicisti di chiara fama. Le colonne sonore, dicevamo, del grande maestro Ennio Morricone saranno le protagoniste di questo splendido evento. The Mission, C'era una volta il West, C'era una volta in America saranno interpretati per noi in questa quarta edizione del Festival Nazionale Giovani Musicisti in Orchestra. Nella cerimonia di chiusura, lo ricordiamo, le autorità intervenute premieranno i gruppi partecipanti e doneranno delle targhe, comunque delle pergamene, esattamente gli attestati ai ragazzi e anche ai docenti, delle targhe per la scuola e il docente che ha diretto l'orchestra e poi anche una tastiera. Che è stata offerta? È stata offerta dalla Yamaha in collaborazione con Musicarte, che quest'anno ci ha fatto da sponsor, ma abbiamo anche delle promesse di ulteriori sponsor da parte dell'Amarangi Pianoforte, che il prossimo anno vuole intervenire come sponsor della manifestazione. Noi siamo aperti a tutti perché tutto quello che ci danno noi lo regaliamo ai ragazzi. Cioè, questo è, ripeto, è la grande festa della musica dei ragazzi, tutto va fatto per i ragazzi. Bene, penso che sia arrivato il momento di iniziare, di aprire le danze. Il direttore d'orchestra, il maestro